Cioè, di dove sei tu? Di Porto Maggiore, provincia di Ferrara. Ah, ok, perfetto, perché l'hai fatto, tu l'hai fatto a distanza. Io l'ho fatto con Andrea, l'ho fatto, siamo trovati benissimo, siamo trovati proprio... Io lo facevo come passione da diverso tempo e adesso sta cominciando a farlo come lavoro, con un altro collaboratore, però mi servivano delle informazioni, non buttate lì, ma delle cose concrete, delle informazioni concrete di base, e per quello poi ho deciso di fare il corso, ho deciso. Quindi ha raggiunto, insomma, hai ottenuto quello che cercavi, insomma. Sì. Io ho imparato, Andrea mi ha insegnato quello che mi mancava, mi ha insegnato. Quindi alla fine mi sono trovato da Dio, mi ha dato tanti consigli, anche è stato il mio diavolo tentatore sugli acquisti, anche perché, anche. Cioè, beh, è normale, quando devi farlo poi per lavoro devi investire, devi. Ogni settimana mi dicevo questo, io la settimana dicevo, oh, l'ho comprato. Però mi sono trovato veramente da Dio, poi dopo vabbè, siamo rimasti anche in contatto con la mail. Adesso ho proprio finito oggi un videoclip musicale che siamo andati a fare con il mio collaboratore la scorsa settimana. Adesso ho appena finito con la color correction e tutto, poi glielo mando perché era curioso di vedere il lavoro, era curioso. Quindi tu cercavi, per capire un po' la tua storia, cioè tu già smanettavi un po' queste cose, ma cercavi un po' di ottenere una preparazione un po' più professionale, corretto? Sì, avere anche un certificato in mano è la meno, hai capito? Il più è sapere, quando metti mani indietro le cose, cosa stai andando a fare, capito? Senza andare a tentoni. Infatti da quando ho cominciato a fare il corso con lui, già dalle prime basi, è cambiato totalmente il mio modo di riprendere, il mio modo di post-produrre, totalmente l'ho cambiato. Quindi alla fine mi è stato veramente di gran aiuto. È stato gentilissimo, anche perché ho avuto il computer una settimana che era in assistenza, mi ha rinviato la lezione la settimana dopo. No, diciamo che io del corso sono stato contentissimo. Poi forse ho avuto anche molto vantaggio, perché essendo così online ho un vantaggio delle registrate, perché io mi sono fatto un... Certo. Mi sono fatto il mio libricino, questa è la mia Bibbia, questa qua. Solo che quando sei in aula, magari forse è meglio portarsi un registratore da casa, si mette in pausa. Perché hai il vantaggio che hai sia la parte, diciamo, registrata delle nozioni, e poi dopo con quella vai a parlare direttamente col docente, i tuoi dubbi, le tue robe, le tue cose specifiche. Poi l'avevo anche qualche giorno prima già disponibili, quindi già io un weekend, non potendo uscire di casa, chiaramente il periodo era quello che era, me le guardavo anche 2-3 volte, me le guardavo. Poi certo, mi è stato di gran aiuto per la color correction, perché lì ero sguarnito completamente e lì mi ha dato una grandissima mano. Infatti devo ringraziare lui se riusciamo a fare questo video musicale, perché è ripreso dalla mia Panasonic, dalla G9 e da due Sony differenti, quindi avevo un'esplosione di colori e già ho cominciato a guardare un po'. Mi è stato d'aiuto molto. Beh, ma tu come ci hai trovato? Allora, io vi ho trovato, perché ti dico, allora, io alla fine dell'anno, dopo 20 anni di tempo indeterminato, non mi andava più bene la vita in fabbrica, cioè ho fatto anche il responsabile negli anni una cosa o un'altra. Io ho una passione che volevo trasformare in lavoro. Poi dopo gennaio ho cominciato a fare i primi lavoretti per delle attività di Ferrara, toilettatura, una cosa e un'altra. Poi dopo è arrivato magicamente il Covid, è arrivato, e io avevo già l'intenzione comunque di fare un corso, ma non avevo proprio l'intenzione di partire, cioè lo volevo tenere come un secondo lavorino, lo volevo tenere. Poi dopo è arrivato il Covid, ho fatto un paio di cose, di riflessioni, ho detto devo rimanere in casa qua sicuro 2 mesi, sono 2 mesi buttati via, almeno mi formo e poi magari riesco a trasformarlo in un lavoro magari. È perfetto, guarda, il corso così è perfetto, ho imparato tanto, è stato un piacere, guarda. Fantastico, sono contento che tu sia entusiasta, guarda. Sì, sono proprio entusiasta, sì.